Ma diabolic, hai detto misterioso, vero, tra gli aggettivi? Misterioso, sì. Misterioso, vedi? È perché è proprio questo. Diabolic è un uomo misterioso. Cioè, anche volendo andare a scoprire un po' le sue origini, si arriva fino a un certo punto. Cioè, Diabolic viene trovato su una barca, in una situazione. Ecco, invito ad andare a leggere le origini di Diabolic, che sono molto misteriose. Cresce su un'isola molto particolare, piena di fuorilegge, e quindi cresce in un ambito molto particolare. È una persona che si crea da solo fino al numero 3, il momento in cui incontrerà appunto Eva Kant, e da lì comincerà questo loro universo. Questa loro bolla, perché loro sono loro stessi solamente assieme, solamente nel loro rifugio, poi fuori sono mille identità diverse, però ecco, da quel momento comincia a condividere la vita con qualcuno, la vita e questa sua folle ossessione, diciamo, questo suo, esatto, questa sua particolare occupazione, che poi è quello che fa, dal numero uno fino alla fine. Ma come dicevo, questo aspetto del mistero mi affascina molto. È questo aspetto che secondo me guardare Diabolik è come guardare un animale nel suo habitat naturale. Cioè, ecco, mi rifaccio adesso alla pantera perché c'è proprio una dichiarazione di un suo incontro con questa pantera che lo risparmia, non lo uccide, ed è l'unica persona che non uccide questa pantera, che tra l'altro viene chiamata Diabolik, che lui prenderà il nome da questa pantera. Ed è osservare un qualcosa della quale non sai mai se puoi. Cioè, tu non sei davanti a lui, non sei più in una zona di controllo e di sicurezza, diciamo. Questo è affascinante da giocare, diciamo, da recitare. Ti dà un potere in scena che è divertente, diciamo. Ecco, poi non vorrei mai avere questa cosa nella vita, diciamo, però. Allora, io li conoscevo assolutamente, penso che loro conoscessero anche me, ma era una conoscenza artistica, diciamo, sì, una conoscenza dei lavori fatti. Io ho cominciato a seguirli da quando andai a 14 anni, penso avessi 14 anni, ma credo di sì, se si risale cronologicamente indietro, a vedere Zola la vampira, e rimasi colpitissimo da questo film che mi piacque tanto, e da lì poi li ho seguiti sempre in tutte le cose che loro hanno fatto. E quindi quando mi hanno proposto Diabolik, cioè proposto un provino, ero stato invitato ad un provino per Diabolik con i Manetti Bros, è stato un momento molto bello per me. Ed è stato bello il momento del provino, è stato. Cioè, da lì ho capito come avremmo lavorato. E questo è. Penso che il momento del provino sia sempre molto importante, e con loro è stato proprio importante per capire in che direzione saremmo andati, sia loro con me che io con loro. E questo è stato molto bello, ed è stato poi così per tutto il film. Mi piaceva questo fatto che loro erano molto in ascolto e che ci sono varie scene dove ognuno degli interpreti ha portato magari una propria idea, e questa cosa poi magari è finita nel film, che è una cosa molto bella, perché appunto io penso sempre che questo tipo di lavoro, come tanti altri, sia proprio un lavoro che si fa assieme. Ecco. E poi una cosa che non ho mai detto, è che veramente incontrare loro e lavorare con loro è veramente entrare a far parte di una famiglia. Cioè, loro sono proprio una famiglia, lavorano con le stesse persone da anni, che sono persone splendide, sì, è proprio entrare in una famiglia. E questo clima, secondo me, è molto importante sul set anche. Diabolik, penso che ognuno di noi l'abbia incontrato in qualsiasi. Diabolik era nelle case di chiunque. E quindi è un fumetto che io ho scoperto da bambino, e poi l'ho portato avanti, diciamo, appassionandomi poi a tanti altri fumetti, che non so se possiamo, graphic novel e chi più ne ha più ne metta.